Noi non abbiamo giocato col pareggio, noi siamo venuti qua a giocarci la nostra partita come abbiamo fatto a Licata e come facciamo sempre. Noi siamo una squadra che lottiamo per la salvezza, sappiamo la forza del Mazzara, la forza che c'ha, anche se magari quest'anno ha avuto dei problemi e non è che sia cioè è quarta, quinta in classifica, però secondo me, vista la squadra e conoscendo anche l'intelligenza di una squadra, è una squadra secondo me che sulla carta non ha niente che invidiare con le prime della classe. Poi lo sappiamo, magari qualche partita è andata storta in una settimana, il Mazzara ha rischiato di essere nelle zone ancora più basse, però oggi ho visto, secondo me, almeno di quelle che io ho incontrate, una delle squadre che gioca bene a calcio, è una grossissima squadra. Che noi siamo venuti qua col pareggio, se noi prendevamo il pareggio per noi era buono, però siamo venuti qua a giocarci la partita, poi tutto quello che c'era, tutto quello che veniva per noi andava bene. Una vittoria per 2-0 non era facile contro una squadra che è venuta qui a Mazzara con il chiaro intento di fare le barricate e di portare via almeno un pareggio. Lo sappiamo, ormai le squadre che si devono salvare vengono qui a mettere i pullman, come si suol dire, nella loro area, però noi siamo stati bravi e pazienti a girare le palle, a trovare al momento opportuno il gol. Terza vittoria consecutiva, terza vittoria da quando c'è mister Massimiliano Mazzara. Cosa vi sta dando questo nuovo allenatore? Ma nulla, mister Buccoleri è un ottimo allenatore, come naturalmente mister Mazzara. Naturalmente avevano idee diverse e modi di giocare diversi. È arrivato il mister Mazzara, ci ha dato delle idee sul come intende lui il calcio, ovvero sempre palla a terra, sempre cercare sempre il compagno libero, non buttare mai la palla, cercare di creare lati forti per poi naturalmente cercare lati deboli e affondare il colpo. Evidentemente sta funzionando. Mister, una vittoria arrivata al termine di una partita complicata, non fosse altro perché il Campofranco si è chiuso dietro, una difesa a 5, alla fine poi nella ripresa però avete trovato il guizzo giusto. Sì, nel primo tempo non riuscivamo a prendere bene le misure. C'erano dei movimenti che dovevamo fare e non facevamo e quindi avevamo delle difficoltà. Chiaramente loro ci aspettavano con una linea 5, non era facile penetrare, tra l'altro sbagliavamo troppo le misure dei passaggi e chiaramente quando questo succede poi si complica un po' tutto. Nel secondo tempo ho chiesto a Roberto di uscire di più dalla loro linea, quindi portarmi via un po' il difensore centrale. Abbiamo sbagliato meno passaggi e poi è arrivato il gol. Gli ho detto ragazzi di stare calmi che il gol arrivava se continuavamo con calma a girare palla e poi a creare le verticalizzazioni che noi sappiamo. L'hanno fatto bene, ragazzi, abbiamo rischiato quasi nulla. Sono contento, tre vittorie importanti. Questa è una partita molto difficile, io ero molto preoccupato questa partita perché il Campofranco insomma, è una buona squadra e ha dato del filo da torcere a tutti, a tutte le squadre, anche quelle di testa. Quindi ero molto preoccupato, sapevo che poteva nascere delle insidie, ha degli uomini molto, molto buoni lì davanti che possono colpire in ogni momento. Quindi era una partita da prendere con le pinze. Così è stato, i miei ragazzi sono stati bravi, il merito chiaramente va tutto a loro che seguono i miei dettami tattici, quindi complimenti ai miei ragazzi che hanno fatto davvero bene. Mi piace, devo dire, diciamo, il piglio che mettono i ragazzi sul campo negli allenamenti. Anche quando spiego mi seguono in maniera a menadito, quindi questo fa sì che i ragazzi in campo fanno tutto quello che noi prepariamo prima e poi chiaramente ci riesce a fare le cose per bene e riusciamo a avere dei risultati positivi.